Oggi siamo qua in sciopero, dalle prime luci dell'alba. Come potete vedere, abbiamo bloccato i tir che dovevano arrivare e partire per la Slovacchia e la Romania, con un'adesione superiore al 98%. Per il momento stiamo aspettando gli ultimi impiegati per dire la percentuale definitiva. Siamo in sciopero per cercare di supportare il tavolo di domani. È importante la giornata di oggi perché, da impegni presi con l'azienda, oggi doveva svolgersi il tavolo mantovano di trattativa con noi, che è stato rotto dall'azienda, e quindi oggi ci scioperiamo a supporto del tavolo di domani in regione. Domani in regione, quali le proposte alternative che porterete al tavolo? Alternative alla cassa integrazione straordinaria per 180. Bisogna riprendere il tavolo dove si è concluso, quindi fare un accordo complessivo di gestione della situazione, partendo dalla scelta dell'ammortizzatore sociale, ma non solo, perché il nostro obiettivo è creare degli scivoli pensionistici della volontarietà con cui gestire la situazione dell'azienda. Da lì poi partirà tutta la discussione invece per quello che riguarda la riorganizzazione e l'applicazione del piano industriale. Sono due cose separate ma che corrono su binari paralleli, e quindi bisogna cercare il più possibile di tenerli insieme. Un'azione unilaterale da parte dell'azienda non può pretendere di non avere una reazione di questo tipo. La Corneliani fa eccellenza, quindi i lavoratori hanno anche bisogno di avere uno stato d'animo sereno, hanno bisogno di sedersi e credere a quello che fanno, come hanno sempre fatto. E nel percorso che ci eravamo dato di intenti, di regole, di paletti al tavolo, comunque era un percorso che dava una certa serenità, se mi lasciate il termine. Oggi ci troviamo a dover gestire una situazione ribaltata e quindi i lavoratori non sono più sereni, i lavoratori non hanno più certezze, e questo è un atto, questo sciopero, queste ore di sciopero è un atto anche per loro, per sostenere il tavolo di domani, che sarà determinante. C'è un concetto fondamentale che è l'ABC delle relazioni industriali, ed è il concetto di fiducia reciproca. Direi che è un concetto che è ancora più importante rispetto alle cose che vengono poi scritte nei verbali d'accordo. Con quello che è successo in questi giorni, in queste settimane, l'atteggiamento dell'azienda ha incrinato questo rapporto di fiducia. Io non so se è la direzione aziendale, se è il fondo, se sono gli arabi, però la realtà di oggi è che se non si recupera questo rapporto di fiducia e se vogliono una prova muscolare, noi siamo qua. Certo, poi alla fine credo che tutti quanti raccoglieremo i cocci di questo atteggiamento irresponsabile.